Buonasera, ben ritrovati con i numeri della pandemia. Allora io vado subito a presentare il nostro ospite che è Stefano Merler ed è epidemiologo della Fondazione Bruno Kessler. Buonasera, grazie per essere con noi. Buonasera. Allora, se lei è d'accordo io partirei con il punto generale su quelli che sono i nuovi casi che salgono a 845 dopo i 642 registrati il giorno precedente, ma sono in aumento anche i tamponi, oltre 77.000 quelli effettuati oggi, e ieri erano 71.000. La percentuale dei positivi in base ai tamponi effettuati è del 1,1%, quindi leggermente in crescita. Le regioni che hanno riportato il maggior numero di nuovi casi sono Veneto, Lombardia e Lazio. Nessuna regione purtroppo registra zero contagi. Rispetto al giorno precedente diminuiscono lievemente i decessi, solo di una unità, 6 a fronte dei 7 di ieri. Cresce il dato delle terapie intensive, che aumentano di 2 unità per un totale di 68. Allora, le chiedo subito un commento su questi dati. Ma questi dati mi suggeriscono due osservazioni. La prima è che stiamo osservando una transizione di quella che è l'epidemiologia di Covid in questo momento. Infezioni molto nei giovani, probabilmente perché gli anziani hanno ancora un atteggiamento prudente nei confronti del virus, quindi infezioni molto più giovani, meno sintomatiche, quindi meno malattia. E questa è la prima considerazione. La seconda considerazione invece è che in termini di trasmissibilità ci stiamo probabilmente avvicinando al limite, nel senso che sarebbe auspicabile avere una trasmissione sotto soglia, il famoso RT sotto soglia, sotto 1. Ormai ci siamo vicini, abbiamo davanti degli appuntamenti importanti, sarebbe meglio arrivarci preparati una situazione la migliore possibile, e non c'è tanto margine ormai. Merler, le chiedo, innanzitutto ci spiega un attimo che cos'è questo R0, lo ricordiamo insieme? Allora, R0 è il numero di infezioni che ogni persona infettiva genera, e questo riferito all'inizio dell'epidemia, in qualche modo, quando non ci sono gli interventi. Poi gli cambiamo nome durante gli interventi per tener conto appunto degli interventi e lo chiamiamo RT, ma il concetto è sempre quello, è il numero di infezioni generate da ogni singola persona nel corso dell'epidemia. Ora, io capisco che tutti siamo diventati più familiari da quando rendiamo pubblici questi numeri, però forse a qualcuno non è ancora chiaro che cosa voglia dire veramente R0? Forse un piccolo esempio potrebbe aiutare. Assumiamo R0 uguale a 3, come era all'inizio in Lombardia e in altre regioni, tante altre regioni d'Italia, a febbraio e inizio marzo. Facciamo finta che ci sono solo io infettivo e genero le mie 3 infezioni in una settimana, perché questo è il tempo che abbiamo misurato tra una generazione di casi e l'altra. Allora, dopo una settimana ne ho 3 di casi, dopo un'altra settimana ne ho 3, per 3, 9. Non si accorge nessuno di una cosa così. Poi diventano 27, non ce ne accorgiamo. Poi, a prossimo il conto, diventano 90, poi 270. Forse cominciamo ad accorgerci di qualcosa, però il problema è che fin qua è calma piatta. Però da adesso in poi, se uno fa i conti, da 270 che eravamo, diventano 900, 2.700, 6.000, 18.000, 60.000, e siamo nel disastro in un mese e mezzo. Quindi il problema giorni. È, esattamente, il problema è che queste sono malattie di cui magari c'è calma piatta per un po', c'è sempre crescita esponenziale, e a un certo punto però la crescita diventa incontrollata ed esplosiva e in brevissimo tempo. Ora, non dico che, anzi, sono sicuro che non troveremo più, non avremo più da affrontare R0-3 nel futuro, però i numeri cresceranno velocemente anche con R0 molto più bassi, anche con 1,5. È difficile fare i conti a mente, ma con una calcolatrice si fa facilmente. E in più consideriamo che non ci sono solo io di infettivo, come nell'esempio di prima, ci certo. Sono migliaia di persone
che possono trasmettere con RTR1 e 5. Quindi i numeri, se la trasmissione va fuori controllo anche di poco, diventano impegnativi velocemente. Allora, intanto ci ha raggiunti Giovanni Maga, direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Buonasera, grazie. Buonasera a voi che ci ascolta. Chiedo anche a lei un primo commento di questi dati. Il quadro epidemiologico è stato tracciato in maniera molto chiara dal collega. Io mi permetto di rilevare che questa fase, dal punto di vista virologico, è quella della cosiddetta interazione dinamica. Cioè, è arrivato un nuovo virus in una popolazione suscettibile, ha creato una fase esplosiva, epidemica, controllata grazie alle misure di prevenzione e di contenimento. Adesso siamo in una fase simile a quella endemica, cioè c'è una circolazione di basso livello con focolai che possono essere circoscritti e isolati. Il problema è che la maggior parte della popolazione è ancora suscettibile e quindi se questi focolai si allargano, si fondono, molto rapidamente potremmo trovarci nella situazione descritta prima di una nuova fase epidemica che quindi potrebbe riportarci a condizioni difficili da affrontare. Per quello è molto importante agire adesso. Esatto, sta vedendo, riesce a vedere questo cartello che abbiamo preparato con l'aumento delle terapie intensive. C'è un paragone tra l'ultima settimana, questa ovviamente, la settimana dal 13 al 20 marzo, erano più 1327. È chiaro, oggi gli aumenti numericamente sono contenuti, però noi dobbiamo sempre guardare le tendenze, perché sono quelle che ci danno un'idea di quello che potrebbe succedere. Negli ultimi 10 giorni le tendenze, anche se di poco, sono in aumento. Aumento delle persone attualmente positive, quindi potenzialmente infettive, oltre che loro stesse infette, aumento dei ricoveri, aumento dei transiti in terapia intensiva. La situazione adesso la gestiamo tranquillamente, ma come abbiamo sentito è un equilibrio che può spezzarsi in maniera molto repentina se non stiamo attenti. Allora, torno da Stefano Merler. Allora, qual è la progressione di un'epidemia per capire qual è anche l'andamento che ci aspetta? No? Stiamo tutti guardando alla riapertura delle scuole, a metà settembre. Metà settembre è tra poche settimane, insomma, e quindi i dati di oggi spaventano e non poco, perché appunto, come dicevate entrambi, si segue un trend e la direzione, insomma, non sembra nulla che possa far pensare a sicurezza o a bambini nelle classi al momento, no? Allora, tanti punti di domanda. Io devo dire che al momento la trasmissibilità della malattia è abbastanza controllata, in qualche modo controllabile, come diceva il professor Maga. Non c'è un allarme immediato, però la tendenza non è positiva. Non è positiva perché noi appunto il 14 abbiamo un appuntamento importante. E nonostante oggi noi sappiamo molte cose sul ruolo dei bambini in questa infezione, alcune cose non le conosciamo per niente ancora. E questo ci dà un'incertezza per la quale, diciamo, è difficile fare predizioni. Anzi, in realtà io credo sia impossibile fare predizioni e sempre. Infatti mi sono sempre astenuto dal farle. Però ci sono delle incertezze enormi, cioè gli scenari che abbiamo davanti sono dallo scenario di trasmissione, diciamo, simile a quella che vediamo oggi, a una trasmissione sostenuta e poco sopportabile dal sistema sanitario in questo momento. Cioè, quindi torniamo come a marzo se continuiamo così, se non peggio? Ma no, io questo non lo posso dire. È ovviamente uno degli scenari possibili. Adesso io ripeto, febbraio e marzo li escluderei. A R03 non ci torniamo più, questo mi sento di escluderlo. Però se R0 diventasse 1,5 a seguito di quello che vogliamo, la situazione rimarrebbe gestibile per poco più di un mese, 2 mesi, dopodiché dobbiamo farci i conti. Dobbiamo quindi aspettare settembre, quindi, per capire. Il problema, sì, io non ho ricette, non ho
purtroppo è il mondo che non sa che cosa è successo nelle scuole, perché questa è una epidemia a scuole chiuse in praticamente tutto il mondo. Noi non abbiamo grandi esempi per dire cosa è successo. Sappiamo che Israele ha riaperto le scuole e le ha anche richiuse. Sappiamo che ci sono paesi che le hanno sapute gestire meglio, magari non riaprendo del tutto. La Germania qualche scuola ha già dovuto richiuderla. Però analisi serie su quello che è la trasmissione, il ruolo dei bambini in termini di trasmissibilità, quanto trasmettono i bambini rispetto agli adulti, e forse ancora più importante, qual è il ruolo complessivo della scuola, cioè mettere in moto 9 milioni di bambini e ragazzi su autobus, mandarli a scuola, tornano a casa, i nonni, è un contesto complicatissimo e purtroppo non abbiamo grosse informazioni. Io credo che quello che è stato fatto per prepararci sia di assoluto buon senso. Altrettanto credo però che garanzie di avere una situazione sotto controllo non ce ne siano al momento. No, e non ci saranno, immagino, fino a che non si arriverà a un vaccino. Questo lo chiedo a Giovanni Maga. Sicuramente al momento noi purtroppo non solo non abbiamo un vaccino, ma non abbiamo neanche delle terapie specifiche per il virus. Allora, il vero problema, secondo me, ovviamente, non è tanto l'aumento globale dei contagi, che pure è un indicatore essenziale, ma quanto questo poi si riflette in persone che si ammalano e in persone che transitano negli ospedali e in casi gravi o critici. In altre parole, se abbiamo un aumento controllabile delle infezioni e questo non si riflette in un'eccessiva pressione sul sistema sanitario, meglio ancora se riusciamo a non fare andare proprio le persone in ospedale, la situazione rimane gestibile. Il problema è che al momento non abbiamo molti strumenti e quindi tutto quello di cui disponiamo è la capacità di tracciare e isolare contatti e quindi limitare i focolai e le tre misure di prevenzione che tutti dobbiamo osservare, che sono la distanza, la mascherina e l'igiene delle mani. La stagionalità, no? Stiamo seguendo molto da vicino i rientri per lo più insomma di giovani dall'estero, dai paesi cosiddetti a rischio. Adesso ci sono i tamponi negli aeroporti. È ovvio che questi contagi che continuano a salire sono anche dovuti, no, a questi rientri e quindi queste analisi. Però chiedo a Stefano Merler, si pensava a una stagionalità del virus, no? Si pensava che l'estate avrebbe in qualche modo acquietato la situazione, ma insomma non è così. No, non è così. Dubbi devo dire che ne avevo anch'io ancora a febbraio. Chiaramente è una domanda che uno si pone, però con il passare del tempo credo che ci sia abbastanza evidenza che se c'è un effetto stagionale è minimo, perché voglio dire l'esperienza della Florida, del Texas, della California, dello stesso Brasile, che non ha certo un clima invernale in questo momento, almeno al nord, ci fanno pensare, ma poi anche Israele, ma tanti paesi, adesso la Francia, la Spagna, grossi effetti di stagionalità io non ne vedo. Quello che vedo è che dove non hanno potuto o voluto applicare certe misure o le hanno allentate troppo o coi tempi sbagliati, il virus riparte. Allora, a questo punto vi chiedo anche quella che poi spaventano, parlavamo dei famosi quattro paesi per cui è richiesto il tampone, che poi sono nostri vicini di casa, ma lì la situazione è veramente preoccupante. Parlo ovviamente di Spagna, Francia. Vuole rispondere lei, Mara? Giovanni Maga. No, volevo sapere chi è rivolto la domanda. Perché... Ha ragione, mi scusi, Giovanni Maga. Ok. Allora, sì, la situazione è sicuramente molto più critica in quei paesi che da noi, per diversi motivi. Fondamentalmente l'Italia è stata molto rapida e molto rigorosa nelle misure di prevenzione all'inizio e questo ha consentito di abbattere moltissimo la circolazione del virus. Altri paesi sono stati un po' più lenti e anche magari hanno interrotto o allentato le misure in maniera forse troppo repentina o troppo anticipata e questo ha causato, abbiamo visto, delle ripartenze importanti. Quindi
Questo è un ulteriore fattore che dobbiamo tenere in considerazione, e cioè noi siamo circondati da un'area in cui la circolazione del virus è molto intensa e quindi, come vediamo adesso, c'è il rischio di importare casi. Ci sarà anche dopo la fine dell'estate, perché le persone comunque si spostano per lavoro, per altri, diciamo, motivi che non siano quelli delle ferie. Quindi la sorveglianza dei casi di importazione deve continuare. Adesso chiederei a Merler se secondo lei, insomma, possiamo fare oggi qualcosa per bloccare almeno quello che vediamo, questo trend che vediamo, e cercare di essere un po' più sicuri verso settembre-ottobre, perché i dati di adesso in realtà sono edulcorati, che sono quelli che fanno riferimento a poco fa, e i numeri veri li vedremo fra almeno 2 settimane. Sì, l'effetto di Ferragosto lo vedremo un po' più avanti, ovviamente. Allora, cosa fare? Intanto io mi auguro che comunque un po', siccome molti di questi focolai che abbiamo sono comunque legati a casi di importazione, io mi auguro, non ho certezze, ma mi auguro che si riesca comunque ad avere meno focolai, perché un po' di casi di importazione in meno me li aspetto, e questo potrebbe già aiutare. Ovviamente cosa fare? Come diceva il professor Maga, non abbiamo grossi strumenti se non noi stessi. Io l'unico suggerimento è quello di provare, di sperare che le persone seguano quei 3 consigli che ci vengono dati: indossare la mascherina, io la porto anche all'aperto, lavarsi le mani ed evitare gli assembramenti. Non abbiamo molte armi in più, se non quelle che nessuno vuole nemmeno più nominare, perché poi se la trasmissione diventa sostenuta non avremo armi diverse dal distanziamento sociale, in qualunque forma essa sia, finché non avremo un vaccino. Questo non è uno scenario molto allettante, no? Quindi forse è meglio muoversi adesso, perché se la situazione peggiora, che cosa facciamo? Richiudiamo tutto di nuovo? Il paese ovviamente economicamente ha già sofferto abbastanza. Ma guardi, allora io... è un discorso di priorità poi a un certo punto, credo, no? Che cosa è veramente importante? Rimandare i bambini a scuola, far sì che le industrie continuino a produrre, o i piccoli commercianti, o richiudere tutto di nuovo? No, io credo che la vita come la prima del Covid ancora non ce la possiamo permettere, e infatti non ce la stiamo nemmeno lontanamente sognando. Ci sono delle cose che non possiamo fare ancora. Io un lockdown nazionale non credo che ci si arriverà, e se vogliamo una buona notizia è che noi quello che abbiamo misurato è che il lockdown... con il lockdown noi abbiamo mandato la trasmissione sotto soglia in meno di 3 settimane. Dall'11 marzo al fine di marzo R0 RT era sotto soglia in tutte le regioni. Quindi questo significa che se almeno a livello locale dovesse succedere che in un paese, in un comune, la trasmissione per qualunque motivo va fuori controllo, non sono probabilmente necessari dei lockdown lunghissimi, per quanto non voglio neanche dire che cosa significa lockdown, degli interventi, diciamo, più in generale, lunghissimi, perché abbiamo visto che in 2-3 settimane si riesce a rimettere la trasmissione sotto controllo. Quindi questo, se vogliamo, è una cosa positiva. Però lei si immagina che cosa vuol dire avere un bambino a scuola, non sapere al momento, perché insomma si capisce e non si capisce quella che sarà la gestione, no? Questo lo chiedo anche a Maga. Un bambino si infetta a scuola, la ASL poi valuterà se viene isolato il bambino, la classe, o addirittura chiusa la scuola. Magari si andava avanti così anche per mesi, fino a che punto non avremo un vaccino. Diciamo che gli scenari sono abbastanza inquietanti, no? Sicuramente la gestione della popolazione scolastica non è semplice per una serie di motivi anche strutturali delle nostre scuole, lo sappiamo,
l'abbiamo visto, la difficoltà di reperire ad esempio locali a sufficienza per poter diradare le classi e quindi di nuovo il problema di affollamento inevitabile. E poi faccio un esempio, in inverno quanti bambini sviluppano delle forme febbrili? Se si implementa, come dire, l'inibizione dell'ingresso a scuola di tutti i bambini con la febbre, possiamo già immaginare che si creeranno delle situazioni non facili da gestire, perché non c'è soltanto il coronavirus d'inverno, ci sono molte altre malattie con sintomatologie simili. Esatto, ma poi il problema non sono neanche solo i bambini, no? Cioè si parla dei genitori, dei nonni, di tutte le persone che li accompagnano, li vanno a riprendere, e gli spostamenti sugli autobus, e tutto questo è un insieme, non è soltanto la gestione, certo, del bambino nella classe. Certo, a settembre cambierà completamente il quadro rispetto all'estate, non soltanto per la ripresa dell'attività scolastica, ma anche per la ripresa dell'attività lavorativa. Allora, io mi auguro che entrando all'interno di sistemi controllati, voglio dire, i luoghi di lavoro avranno delle norme di sicurezza, le scuole, pur nella difficoltà, hanno comunque implementato dei protocolli di controllo, questo possa limitare quindi i casi e favorire il controllo della situazione. Secondo me, se il quadro rimarrà tale per cui a un certo numero di infezioni non corrisponderanno quelle manifestazioni sintomatologiche, quindi quell'eccesso di ricoveri che abbiamo visto in febbraio-marzo, la situazione potrà rimanere gestibile e non ci obbligherà a delle misure draconiane come abbiamo visto. Però è possibile che alcune chiusure locali, se la situazione epidemiologica dovesse prendere una svolta negativa, non si possono evitare, ma questo è imprevedibile, andrà valutato volta per volta. Allora, se siete d'accordo, io vi farei vedere il servizio di Nicola Veschi, che è andato a seguire i test volontari che fanno gli insegnanti, perché ovviamente oltre alla preparazione, no? Banchi, gestione, nuovi bagni, cioè spazi più grandi e quant'altro, c'è anche il controllo dei professori, lo vediamo insieme. Nella metà esatta dei tamponi che stiamo eseguendo in questi giorni, la carica virale è almeno 100 volte superiore a quella che trovavamo nel mese di luglio, quando gli italiani erano reduci da un lungo lockdown. Il dato arriva dai virologi dell'Università Bicocca di Milano ed è a loro che chiediamo che cosa sta accadendo, da cosa dipende e cosa comporterà. La carica virale è aumentata notevolmente dalle 100 alle 1000 volte. In circa il 50% dei campioni troviamo oltre 1 milione di particelle virali per ml. Quindi sono cariche virali molto importanti che fanno presupporre che siano infezioni molto recenti. Le sequenze analizzate in Italia mostrano piccole mutazioni del virus che però non sono assolutamente significative, ci spiegano. Il virus è lo stesso di marzo, ma l'ospite che incontra è diverso e, a quanto dimostrano gli ultimi dati, anche il luogo fa la differenza. Le infezioni che stiamo vedendo provengono dalla Sardegna, dalle isole della Grecia e da altri paesi che fino ad oggi erano Covid free, quindi probabilmente ha trovato il virus un ospite più suscettibile. All'ospedale San Gerardo di Monza è in corso uno studio che riguarda tutti i pazienti ricoverati dall'inizio della pandemia, con i dati di oltre 1500. Una carica virale alta non è correlata per forza di cose allo sviluppo di una malattia grave, vi sono altri fattori cui il più importante rimane l'età. E questo spiega per esempio perché, nonostante stiano aumentando i casi, in questo momento pochi pazienti siano ricoverati, perché sono prevalentemente giovani. Quindi l'età rimane il fattore principale che determina la gravità della malattia. Più è alta la carica virale, più si è contagiosi, ma gli asintomatici possono averla così elevata anche in assenza di sintomi? Le persone asintomatiche possono avere livelli di carica virale elevata, e questo chiaramente costituisce un problema, perché possono chiaramente diffondere la malattia pur non avendo i sintomi e quindi non essendo consapevoli di essere portatori della malattia. Emanuela Ambrosino, Sky TG24. Allora, purtroppo il nostro tempo è terminato. Io vi ringrazio entrambi per questa mezz'ora insieme, per
cercare sempre di spiegare quelli che se no altrimenti sembrano solo dei numeri, ma dietro ovviamente ci sono diverse questioni. Grazie a entrambi. Grazie a voi, buona serata. E allora invece noi io mi fermo, il numero della pandemia è terminato e tra pochi minuti però inizia il TG delle 19 con tutti gli aggiornamenti e tutte le altre notizie. Vi ringrazio per averci seguito.